Buongiorno a tutti. Stavo dicendo a mia mamma che la mattina siamo tutte carucce, sistemate col capello fatto e poi se la stiamo a pezzi praticamente. Ecco, quant'è carina sola Teresa. Sono Terry. riuscita pure a lavarmi i capelli. Brava, hai visto pure io. Stiamo andando a Chioto, quindi sarà la primissima esperienza Archiodo. a Chioto, sì. Andiamo al La chiodo. primissima esperienza di mammina con lo Shinkansen. Sei emozionata? Ci vediamo a Chioto. Mia madre in Giappone sta a ridere perché qua sulla metro dormono tutti. Siamo arrivati in un negozio che vende soltanto bento. Terry, che cos'è il bento? Spiega. Pranzo Al sacco. che Che tu si vuoi? fa sullo Shinkansen, tipico dello Sì, Shinkansen. sullo Shinkansen, Che adesso prenderemo. Raga, mia madre sta a far video Shinkansen. Ora salgono queste signore qui, queste qua, a pulire tutto lo Shinkansen. Ecco, facciamo dare lo spazio sullo Shinkansen. Io ho le gambe lunghe poi, Ecco, ci ha pure allora. accavallate. Mi madre che fa il video sullo Shinkansen. Ragazzi, non so se vedete questa puntina qua, ma questo è il Monte Fuji. Nascosto. Adesso da tradizione ci mangiamo un bento. Tadakimasu. Jerry che mangia il bento sullo Shinkansen con la sua forchettina. Marrone. Marrone, oggi marrone. Siamo arrivati a Kyoto e questa appunto è la stazione centrale che è abbastanza particolare. Ecco, Italia. Una Terry sull'autobus a Kyoto. Che si sponcia. Questa è la nostra stanzetta. Aspetta, che tanto che fai? Sorry. Terry sta visionando, Niente, esatto, le magari prese. Ok, vedi. vediamo un attimo il bagno com'è. La Molto porta carino, scorrevole. Ah, ecco, questa è la cosa bella. Ragazzi, questo è il bagno proprio eh? La top, la doccia, doccia. il lavandino, UCS, i bottoncini. Eccoci a Kyoto. Ecco qua, abbiamo fatto anche l'esperienza del taxi, adesso io e la mami. Stai comoda, mamma? Molto, Ecco, senza zaino. andiamo a visitare il Kinkaku-ji, il padiglione dorato. Ecco qua, abbiamo fatto i biglietti del Kinkaku-ji. Kika? Kinkaku-ji. Oddio, 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 oddio. Ha sentito il tamburo, ha sentito il tamburo. Sta a cuore, sta a cuore. Terry! Ah! È bello. Bello. Ti piace sto padiglione, Tere? Mazza, oh. Di che ti piace? O so che stai per dire. Il bonsai. Le piantine. A Teresa Vabbè, ma gli piacciono le piantine. A te gli piace questa, gli piace a Terry. questo Questa sì. qua. Poi tutto il contorno, Torno. Vai Terry, tenta la fortuna. Niente, questa è Fontana Trevi 2.0. Ma quanto sono belle queste casette. E quanto è caruccio sto caffè. E quanto è bella mia madre che sta al telefono. Allora, la presentazione è molto bella, ma mamma, cosa hai chiesto? Io avevo È chiesto un molto caffè. bella con questa luce. Sì. Avevo chiesto un caffè macchiato. Di nuovo, raga, non ci si riesce a più un caffè macchiato. Adesso proviamo a fare la cerimonia del tè, ma non si possono fare video. Ma reggite, sennò un po' cascamo. Eccola qua. Gira, gira, gira. Guarda quanto sei bella. Sì. Che bello. Oddio.
Terry. Vai Terry. Non metto da me la dai Terry, sta tortura è finita. No, non è una tortura, se ci avessi le ossa buone non è una tortura. Terry, reazione al caldo di questa esperienza, a parte i gambi che ti fanno male, è ok. Mamma mia, sono tutta increccata. È però, piaciuto? Sì, è molta, ti dà molta serenità. Bye! Molta serenità. Ok. Sì, e noi a casa per te. Noi se famo la bustina del Conad, se famo. Se famo a disanare finocchio, se famo. Ci vuole tutto un capolavoro per far te. Wow. Adesso andiamo a visitare la prossima tappa che è la foresta di bambù di Arashiyama. Sì, adesso. Adesso. Ma è buio. Allora, noi siamo venuti qua ad Arashiyama. Aspetta che non si vede niente. Però io avevo letto che era illuminata, invece qua è tutto buio. Vabbè, ci abbiamo provato. Ragazzi, tanto non mi vedete, lo so che non mi vedete, sentite la voce. Io avevo letto su internet che la foresta d'Arashiyama di sera era illuminata da delle lanterne, cose fantastiche. E invece qua è tutto buio. Cioè, non... Niente. Figo perché è vuoto, non ho mai visto Arashiyama vuota. Però, niente, vabbè. Camminando per le vie di Kyoto si trovano cose del genere. E mia madre è partita. Che hai trovato, Tere? I bonzini? Tipo un tonno. È proprio tutti i sassi messi così. Eh sì. No, vabbè. Adesso stiamo entrando nel quartiere di Gion. Terry in giro per Gion. Ci perdiamo tra le strade di Gion. Che è, Mami? È il Giappone. Questo per te è il vero Giappone? Sì, sì. Ok. Raga, l'abbiamo beccata, raga. Oddio. Raga, abbiamo beccato una geisha. E io il portacenere. E lei il portacenere. Che non so quale tra le due è più rara. Cioè io in 5 anni che vengo qua non l'ho mai beccata. Ci voleva la sora Teresa per beccare. Comunque era bruttina. No, lascia sti titti. Sì ragazzi, l'abbiamo fatto. Abbiamo preso una pizza in Giappone. Ma giusto per curiosità. Comunque abbiamo appena cenato. Benissimo tra l'altro. E in mezzo ai vicoli di Gion c'è gente che grida, a parte gente che si schignazza. Che bel altarino. Ti piace te l'altarino? Bellissimo. Bellissimo l'altarino. Che ma? Mi sembra l'isola di Berina. L'isola di Berina. Ecco qua l'isola di Berina di Roma. Guarda, di Kyoto. Terry! Siamo sul set di Tokyo Drift! Anzi, questo è Kyoto Drift! No, guarda la moto! Dal neon, chi non ti vuole vedere? No, te vedono. Io qui sto compilando il riassunto della giornata. Terry, dobbiamo andare a dormire. Sì. Saluta il nostro pubblico e ci vediamo domani, che sarà una giornata molto, molto, molto impegnativa. Ci vediamo domani. Yasumi nasai. Yasumi nasai. Sì.